Roberto Falcone, Born in the UXD, il progetto Uxers. Grazie. Allora, devo ringraziare Domenico perché adesso ho l'arduo compito di tenere ingaggiato più, almeno allo stesso livello il pubblico, quindi grazie della sfida. Dov'è Domenico? No, spero di non annoiarvi troppo. Allora, il mio pecciacuccia inizia ora e parte da un bisogno. Perché nasce Uxers? Perché a un certo punto la parola UX, User Experience Design e i termini correlati, Service Design, eccetera, a un certo punto sono iniziati a, come dire, diventare quasi una buzzword. Dovunque ci si girasse c'era questo termine, no? Quindi UX everywhere, no? Quindi questo è un po' lo scopo di questa metafora. Però, quando interagivo con i miei colleghi più giovani, poi ho iniziato anche a insegnare in un paio di istituti a Milano, mi accorgevo che le domande che mi facevano erano sempre: ma io come faccio adesso a scegliere l'azienda giusta per me? Ho studiato, ho fatto un certo tipo di percorso, quali sono le aziende dove le mie skill possono essere effettivamente aderenti, no? E quindi ho iniziato a pensare, ho detto, ma non c'è uno strumento che in qualche modo, come dire, riesca a fare questo? E allora, c'è qualche problema? Ok, e allora ho detto, beh, magari posso farlo io, posso iniziare a fare un qualcosa che... Ok, posso fare qualcosa che riesca in qualche modo ad aiutare, a dare risposta a dei giovani designer. Quindi un concetto di inclusione esso stesso per la comunità di designer, no? Quindi includere i designer dentro la community di design. Quindi ho iniziato a fare qualcosa che mi ha reso molto nervoso all'inizio, per vari motivi che adesso vedrete. E questo è un piccolo memo che mi sono portato dietro dall'ultimo off a Barcellona, dove due dei miei designer preferiti, che sono Antonio e Irene, hanno mostrato. Quindi esci dalla tua comfort zone e fai qualcosa che in qualche modo ti renda nervoso, no? Ecco, ok. Quindi in qualche modo quello che ho fatto è iniziare a raccogliere dati. Come? Attraverso social network, ovviamente, che però non bastavano più, raccogliere pareri di miei colleghi, partecipare a conferenze, iniziare a estrarre valore e correzionare valore, informazioni di valore da varie fonti. Dopodiché ho voluto sperimentare, facendomi abbastanza male, un nuovo approccio alla progettazione, che è il design by code. Cioè, in pratica, dopo uno sketch iniziale su carta, ho saltato tutti i passaggi tradizionali di un processo di user experience tradizionale e praticamente il mio wireframe era quello che vedete a sinistra, man mano, ma in realtà il mio tool, il mio Axure o il mio sketch, in realtà era un editor di testo. E quindi capite bene che a un certo punto la mia vita era abbastanza così, perché in tutto questo ho avuto la felice idea di farlo mentre stavo traslocando da Como a Milano e soprattutto mentre per lavoro, Sketchin, che è lo studio dove ho lavorato, ci spostavamo in 5 continenti per un progetto di ricerca, quindi immaginate un po'. Però quello che mi dava speranza in qualche modo di star facendo una cosa che serviva era questo tipo di espressione qua. Perché quando parlavo con i miei colleghi o anche altri designer, amici che avevo nella comunità dei designer, dicevano, cavolo, che bella idea! Wow, ma veramente vuoi mettere su una roba del genere? Ci vorrebbe, perché altri strumenti tradizionali, LinkedIn entra a tutti, ma a tanti altri fonti, non, effettivamente non davano le informazioni giuste. A un certo punto sono riuscito a metterlo su, dove ho imparato tantissime cose anche a livello di codice che non conoscevo prima, mi sono scontrato con tantissime difficoltà, e a un certo punto effettivamente è iniziato a funzionare e ho iniziato a testarlo, a testare le prime impressioni. Quindi cosa era successo? Con zero investimenti di marketing ho scoperto che in realtà ho avuto un giorno con più di 3.000 accessi unici durante un giorno, che per un sito che non aveva nessuna campagna pagata, AdWords, Instagram, Facebook, è tipo una roba da sogno. E soprattutto per un settore così di nicchia come questo, no? E anche poi, immaginate la sorpresa quando arrivo la mattina in studio, apro Muzli e c'era Uxers in prima pagina su Muzli. Quindi, ok, effettivamente il bisogno c'è. Cosa è successo dopo? Beh, è successo che è avuto così tanto successo che non sono più riuscito a starci dietro. Nel senso che erano talmente tante le agenzie, gli studi di design, le aziende in generale che volevano entrare in Uxers, che mi sono trovato tipo 286 mail in posta
in una settimana e dovevo rispondere ovviamente a tutte. Avrei voluto rispondere a tutte in qualche modo. Vi dico già che non ce l'ho fatta, va a finire che non ce l'ho fatta. E questo è stato il mio più grande pain point, perché a un certo punto ero veramente sopraffatto di roba che avrei voluto fare, bug da fissare intanto, dal punto di vista tecnologico, funzionalità da implementare, che avrei voluto già implementare dall'inizio e non ero riuscito a sviluppare. Quindi c'era veramente tantissima roba. Però avevo provato un bisogno che era forte, che c'è e c'è ancora oggi. E a un certo punto ho dovuto fermarmi, quindi ero un po' stanchino. Però man mano iniziavo comunque a raccogliere pareri dopo l'hype, no? Dopo un po' anche tutto quello che può essere, come dire, che è arrivato tutto di un colpo, ho iniziato a riflettere con calma sull'evoluzione del progetto. Quindi adesso in realtà più o meno è questa la mia situazione relativa a Uxers, che tra l'altro da pochissimo ha compiuto un anno, quindi ha appena fatto il suo primo compleanno. Ma man mano in realtà sto pensando all'evoluzione stessa del progetto. La prima è mixare la domanda e offerta, cioè da una parte le aziende, gli studi di design, le consultancy, da una parte i designer, quindi aprire anche ai freelancer, aprire la possibilità di inserire il proprio CV ad esempio, e poi trovare altri compagni di squadra, compagni di band. Il fatto che io sia malato dei Rolling Stones ovviamente è puramente casuale, e quindi pensare all'evoluzione naturale del progetto con le nuove funzionalità. Tra queste funzionalità a un certo punto vorrei arrivare addirittura a scrivere, o comunque ovviamente non da solo perché non ne sono capace, algoritmi di machine learning che in qualche modo possano aiutare a matchare il più possibile domande e offerte. Io sono un designer, voglio andare nell'azienda giusta, l'azienda giusta ha bisogno del designer giusto. Ovviamente magari algoritmi di machine learning possono aiutare in questo senso. E l'ultima cosa che vorrei così condividere con voi, questa piccola riflessione, questa seconda note to self, dove il maggior skill che abbiamo, quello che vale di più, è essere capaci di aiutare altri designer e far crescere la community e condividere conoscenza. È lo skill più bello che in realtà possiamo avere. E direi grazie a tutti.